Francesco Monte è una delle star più seguite e amate negli ultimi tempi nel nostro paese. Dopo la sua esperienza all'Isola dei Famosi è finito sulle pagine del gossip per la storia con l'ex madre di Ciao Darwin Paola Di Benedetto, ex fidanzata del calciatore Matteo Gentili, Grande Fratello 15. In questi giorni l'ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso qualche giorno a Formentera, e al suo ritorno ha deciso di cambiare look. Monte si è affidato al suo parrucchiere di fiducia, e su Instagram, ha pubblicato un selfie con la sua nuova acconciatura. Francesco Monte ha deciso di rasare i capelli, e di optare per un colore biondo. Un vero cambiamento per l'ex naufrago coinvolto nel Kanagate, che è pronto per l'estate. Una vita da single dopo la storia finita con Cecilia Rodriguez, lei lo aveva lasciato durante la seconda edizione del Grande Fratello VIP per fidanzarsi con il ciclista Ignazio Mose, e la breve relazione avuta con Paola Di Benedetto. E proprio l'ex madre ha spiegato i motivi della rottura. Continua a leggere dopo la foto, "sono stata lasciata", aveva detto a Chi. Francesco sì, è preso gioco dei miei sentimenti, è tormentato dal passato, non ha ancora superato la fine della storia con Cecilia Rodriguez. E poi aveva raccontato che cosa è successo una volta finita l'Isola dei Famosi. La prima sera dopo che sono uscita dall'isola abbiamo dormito insieme in hotel. Sembrava bello, vero, lo era. Sono stata a Taranto da lui, ho conosciuto suo padre, e lui è venuto a Vicenza da me. A sorpresa. Un pomeriggio di pioggia. Tutto insomma filava liscio. Dalla sera alla mattina, mi guarda in faccia e mi dice: "Forse non siamo compatibili, guardiamo la vita in modo differente". Io resto basita. Nel periodo della nostra frequentazione Francesco non ha mai sepolto del tutto i suoi fantasmi, il suo passato. Continua a leggere dopo la foto, "io questo l'ho sempre saputo. Ma lo vedevo sorridere insieme con me, non pensavo a nient'altro. Dicevo. Passerà. Oggi, dietro quelle sue frasi, riconosco che il suo passato ha avuto la meglio". Cecilia Rodriguez. "Ci sono troppi elementi che, a mente lucida, mi portano a pensare come il dolore che lui ha provato, il tradimento pubblico, lo abbiamo segnato. Il dolore assume diverse forme". Aveva raccontato ancora Paola Di Benedetto il suo quello di Cecilia. "Non trovo altre spiegazioni. Mi ha chiesto tempo per riflettere, l'ho lasciato sereno". Poi al compleanno di Marco Ferri, nostro amico, l'ho rivisto. "Mi avvicino per parlare e lui, secco, mi ha risposto: sto bene da solo". Continua a leggere dopo la foto, anche l'ex fidanzata Cecilia Rodriguez è tornata a parlare della rottura che al Grande Fratello VIP aveva scatenato una polemica infinita. "Pensavo di risolvere la situazione a casa mia, una volta uscita, ma è stato impossibile. Per 27 anni ha raccontato che mi sono sempre comportata in modo da non dispiacere o offendere nessuno, invece lì ho preso una decisione se vogliamo egoistica, cioè di pensare a me stessa, a quello che volevo davvero. Forse ho sbagliato il modo e il contesto, ma questo era quello che volevo.
Probabilmente se tutto fosse accaduto fuori da Grande Fratello non sarebbe successo niente, perché comunque si cerca di recuperare, ci si confronta, si discute,